Siamo chiamati a guardare oltre, a puntare sul cuore per vedere di quanta generosità ognuno è capace. Nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio. Nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio. Tutti conoscono la strada per accedervi e la Chiesa è la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta. Le sue porte permangono spalancate perché quanti sono toccati dalla grazia possano trovare la certezza del perdono. Più è grande il peccato e maggiore deve essere l'amore che la Chiesa esprime verso coloro che si convertono. Con quanto amore ci guarda Gesù. Con quanto amore guarisce il nostro cuore peccatore. Mai si spaventa dei nostri peccati. È uno dei passaggi più importanti dell'omelia di Papa Francesco, che ieri in San Pietro ha presieduto la liturgia penitenziale con la quale ha aperto l'iniziativa 24 ore per il Signore. La trasformazione del cuore che ci porta a confessare i nostri peccati, ha sottolineato, è dono di Dio, è il tocco della sua mano che ci spinge dal sacerdote senza timore. Dal sacramento della riconciliazione si esce così rafforzati, rinati, guariti dall'amore del Padre, come accadde alla peccatrice pentita che si umiliò davanti al Signore per volere il suo perdono. Per lei, ha detto il Papa, solo il giudizio della misericordia. Poi c'è Simone che invece giudica la donna e si ferma sulla soglia della formalità, senza guardare al cuore. Dopo la liturgia Francesco si è confessato in basilica e poi ha impartito il sacramento della riconciliazione ad alcuni fedeli.